Il Foggia ricarica le pile in vista del nuovo anno. Dopo aver passato il Natale in famiglia, i rossoneri si ritroveranno il 30 dicembre per preparare la sfida in terra lucana contro gli uomini di Trocini. Due trasferte consecutive attendono i ragazzi di Zeman, che prima faranno visita al Potenza prima della missione campana contro la Turris la settimana successiva, in una gara playoff tutta da vivere tra due squadre che sono lì ad alta quota. Poi Latina fra le mura amiche e l'impegno nuovamente in campagna il 30 gennaio a Castellammare di Stabia a chiudere un mese ricco di partite, ben 4 nel giro di 20 giorni, e che dirà molto sul futuro del Foggia, che ci arriva da nona classificata con 29 punti. Va ricordato che sarebbero 33 sul campo e la posizione sarebbe la quarta, ma ad oggi c'è da guardare in faccia la realtà con la speranza di recuperare i 4 punti di penalizzazione grazie al ricorso, ma il Foggia deve correre per provare a scalare posizioni e tornare lì su, e poi chissà, quei 4 punti potrebbero essere il tesoretto nascosto per spiccare definitivamente il volo. Intanto le 4 partite nel mese di gennaio sono un bel test da non fallire.